No? E una cosa molto importante, mi voglio ricollegare a quello che ha detto Maurizio, è che è vero, la città di Roma è nata vicino all'acqua. I Nasoni sono dell'Ottocento, di 200 anni fa, e hanno avuto un ruolo importante nella città di Roma perché è tecnicamente dimostrato che l'allungamento della vita dell'uomo è legata alla disponibilità e alla vicinanza all'acqua potabile. Quindi i Nasoni hanno avuto 200 anni fa un ruolo importante nell'allungamento della vita, però ora i tempi sono cambiati. Che cosa abbiamo capito e che cosa abbiamo voluto dare alla città? Innanzitutto l'acqua frizzante, però con la stessa qualità della nostra acqua naturale. Noi abbiamo i laboratori migliori d'Europa per il trattamento dell'acqua, quindi non solo Roma è una città che è beneficiata da una delle migliori fonti di acqua, ma ci sono anche questi laboratori che controllano a che l'acqua sia sempre pura. E lo stesso avviene per l'acqua frizzante che verrà erogata. All'interno, non so se potrete vederlo, però c'è un macchinario sofisticato e controllato da remoto che verifica in ogni momento la qualità dell'acqua, sia naturale che frizzante, in modo che quello che sarà erogato sarà sempre di purissima qualità. Poi naturalmente, siccome Acea fa anche energia, quindi in questa parte gialla qua, troverete i caricatori per iPhone, iPad, quando uno è in giro li si scarica sempre a batteria, sono batterie terribili, e poi i video per avere tutte le informazioni in tempo reale interattive con la città. Poi però Acea, come vedete, è anche verde, no? È anche rifiuti. Perché abbiamo voluto fare questa cosa? Abbiamo voluto fare questa cosa per limitare il numero delle bottiglie di plastica che il comune deve smaltire e che sempre noi paghiamo, perché è vero che il cittadino risparmierà con l'acqua perché può avere l'alternativa di non comprarla, però c'è anche un risparmio indiretto, perché se queste casine che noi installeremo verranno usate con costanza, saranno risparmiate 1800 tonnellate di bottiglie di plastica all'anno, l'equivalente di ciò che riempie il Colosseo, quindi anche questo è un costo sia per la città che per il cittadino. Quindi questo è, diciamo, la filosofia del Nasone, ed è per questo che siamo... Adesso ci pensi tu. Fate una prova con Uno per uno. Bicchiere. Bicchiere. Allora, sono bicchiere. Questo è frizzante. Se ce l'ho fatta io, ce la facciamo.